L'ospedale unico rappresenta una grande opportunità per la città, ne è convinto il Centro Popolare di Gallarate che in vista delle elezioni e confermando il sostegno all'attuale sindaco Andrea Cassani entra a gamba tesa nel dibattito sull'utilità del presidio. Rappresenterà un'eccellenza, ma attenzione, il Sant'Antonio Abate dovrà continuare ad offrire servizi sul territorio, diventando ancor di più un riferimento per i cittadini gallaratesi e non solo, dice Donato Lozito. L'ospedale unico o nuovo, d'eccellenza che dir si voglia, Gallarate Busto, Busto Gallarate, è un'opportunità per i cittadini, per i professionisti che lavorano nella sanità. È una nuova opportunità che però non può permettere che vengano svuotati i servizi che attualmente l'ospedale di Gallarate offre ancora ai cittadini di Gallarate. Nel futuro, quando sarà costruito il nuovo ospedale, in base a un accordo di programma preciso, noi chiediamo che non diventi una cattedrale del deserto vuota come è successo per l'ospedale di Legnano, ma diventi il luogo dove i cittadini possono trovare tutta una serie di servizi ambulatoriali per curare le cronicità. Il Covid ci ha insegnato quanto sia prezioso avere dei presidi sul territorio, facilmente raggiungibili e capaci di offrire assistenza alla popolazione. Per tale ragione l'ospedale esistente non potrà smettere di funzionare, prosegue Lozito. Nel momento pandemico si è visto che è necessario sviluppare la sanità sul territorio. E in merito all'ospedale unico Lozito precisa: abbiamo presentato un progetto che prevede un cambio della viabilità per renderlo facilmente raggiungibile dai gallaratesi. Noi abbiamo già presentato un progetto di nuova viabilità che passa dalla via Filzi nel rione di Madonna in Campagna e si collega all'area dove nascerà il nuovo ospedale. È chiaro che questa viabilità deve far parte l'impegno per fare questa viabilità, per finanziarla eccetera, deve far parte dell'accordo di programma e si deve evidentemente coordinare con la viabilità generale che poi servirà per raggiungere l'ospedale.